E avete visto questo bellissimo intro che ha fatto già capire di che parleremo, di che motocicletta parleremo. Eh sì, perché siamo ancora una volta, in realtà mancavamo da un po', da Motorità in Casso. Sì. Ciao Giuseppe, Siamo, ci buonasera. siamo assentati un po' Un perché po'. siamo stati un po' troppo pieni di lavoro. Oberati di lavoro, Anche, eh. chiediamo scusa, anche sui social ci siamo assentati un po', però purtroppo è passato questo periodo. E dicevamo, avete già visto, per chi ha capito, ma in realtà c'è scritto, di che moto parleremo, perché guardate questa Yamaha XT660X com'era all'inizio, ecco questi video che ha realizzato Peppe in officina quando è arrivata questa moto. Parliamo di una moto veramente iconica, no? Nella gamma Yamaha per 30 anni, 40 anni, insomma, quando è Sì, un arrivata era la 550, poi ha avuto bellissimo monocilindrico comunque, uno diciamo. sviluppo incredibile fino ad arrivare a questo motore, Minarelli da 660, che è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta della serie XT, che al momento, insomma, è stata ritirata, diciamo, dalla gamma Yamaha, ma secondo me questo nome è troppo importante per non avere seguito. E che cosa è successo? Che raccontala tu, perché è divertente questa storia. Sì, Il cliente che cosa ha il fatto? nostro cliente è da Bergamo. Giorgio, ne approfitto pure per salutarlo, che ci Ciao Giorgio. seguiva moltissimo. L'ultimo nostro servizio che facemmo con la XT Sì. Che gialla, gli ha avuto piacque un successo enorme un quella successo moto, piace a enorme, tutti veramente veramente. enorme, gli piacque molto e ci contattò subito per fare un progetto su base XT, specifico, proprio monocilindrico, voleva una XT. E diciamo che poi ci siamo bloccati un po' all'epoca per il lockdown, per varie zone rosse che ci sono state. Poi al momento che abbiamo deciso di vederci, abbiamo deciso di farlo su un progetto, su una moto un po' più moderna. Abbiamo deciso di farlo su questa XT660, che è stato un po' un azzardo perché non è una moto che si presta molto alle modifiche, perché è stato un lavoro abbastanza radicale, sia sul telaio, sull'iniezione, perché è una moto ad iniezione, quindi abbiamo dovuto riadattare tutto il serbatoio per fare l'alloggio della pompa e Perché tutto l'apparato, diciamo, per l'iniezione. tu l'hai disegnata così e ti sembrava facile, poi giustamente sei andato a Sembrava facile perché, vedere. diciamo, tra il dire e il fare c'è di Te mezzo la un vogliamo mare. fare così, poi andiamo a vedere se si può fare. Alla fine ce l'hai Però fatta, comunque. ci siamo riusciti, anche se non è stato facile, però è venuto veramente, sono molto soddisfatto sia diciamo da come l'estetica che da come si guida, è un modo veramente E divertentissimo. infatti ti abbiamo visto Sì. guidare, anche divertirti, abbiamo fatto un po' di riprese in giro, perché poi giustamente Giuseppe realizza moto, trasforma radicalmente le motociclette, che però devono essere anche guidabili e Sì, divertenti. che uno si deve divertire sulla moto. Chiaro. Allora, partiamo col racconto di questa restrizione, che comunque sarà breve, perché poi lasceremo anche spazio alle immagini in movimento, anzi le stiamo in realtà guardando con Peppi alla guida, perché all'avantreno ovviamente è la parte che è stata stravolta insieme ad altre parti che vedremo dopo. Che cosa troviamo? L'avantreno è stato sostituito totalmente dagli steli di derivazione stradale, impianto frenante monodisco radiale, disco sempre disegnato e costruito da noi artigianale. I cerchi, abbiamo recuperato i cerchi originali della Sì. moto che sono bellissimi, però gli abbiamo modificato i mozzi per adattare il disco con la distanza Eh sì, dovuta. perché pinza radiale, disco giustamente più performante, il mozzo ha E c'è una dovuto bellissima subire frenata. delle modifiche, Sì. giustamente. Sì, i cerchi dell'XTX sono 17-17, invece quelli della R erano, se non sbaglio, 19-17 o 19 mi sembra, sì. Le 21-17, non mi ricordo, vabbè, comunque. E piastre ricavate dal sono le pieno, tue, sì. vabbè, l'alloggio faro pure è ricavato dal pieno. Questo qui è il faro che noi facciamo solitamente con la strumentazione da 48, sempre MotoGadget. Questo qui è il primo che poi metteremo in produzione, è il primo con la strumentazione da 80, che è molto più completa perché questa qui è una moto raffreddata al liquido, quindi aveva bisogno della temperatura e di Sì. tante Ed altre cose. è praticamente un kit che Sì, tu fornisci per ogni tua moto. troverete prima o poi sul nostro sito. Con il faro full LED. Voglio anche citare il nostro amico Gianluca Colatosti, Sì, che ha curato tutta la parte delle che sospensioni, per noi è centralina, un fiore all'occhiello. mocetta Ah, quindi ha fatto perfetta, non solo sì. le sospensioni, ma anche l'alimentazione. Modifica alla cassa filtro. Infatti, è un nostro, diciamo, vanto, un tecnico molto molto capace e conosciuto anche nell'ambiente delle gare, tra l'altro, che ha vinto anche delle cose importanti. E passiamo alla parte centrale, che poi la verniciatura so che
è stata seguita passo passo da Giorgio. Giorgio desiderava questo colore verde, quindi diciamo ci ha dato lui delle indicazioni sui codici, sulla vernice, ci ha mandato lui la vernice, noi ci siamo solo divertiti a fare la livrea e con questo effetto brushed abbiamo arricchito un po'. Abbiamo abbinato i parafanghi con l'effetto brushed. Questo effetto che ormai è diventato un tuo asso nella manica, riesci sempre a coprire le moto nei punti. No, diciamo giusti. Che la gente arriva qui proprio per questo effetto di verniciatura. Ah, quindi uno specchietto per le moto. Vedete che tutte le parti in metallo sono lavorate con questa verniciatura molto particolare, come per esempio appunto le tabelle portanumero, cioè la fascia sul serbatoio e anche il parafango anteriore dove è praticamente disegnato anche il logo di 3 diapason di Yamaha e ovviamente anche sul serbatoio troviamo il logo. Il serbatoio che di derivazione insomma ha sempre è un serbatoio aftermarket che usiamo, lo trovate sul nostro sito, però qui è stato completamente modificato tutta la parte inferiore del serbatoio. Perché come abbiamo detto c'è la pompa di... Non è una cosa facilissima da fare. Immagino. Allora, adesso c'è la parte veramente più lavorata, che è quella del telaio-telaietto, che questo veramente no, il telaio posteriore è stato completamente rifatto tutto quanto, modificando anche la cassa filtro per ridimensionare un po' gli spazi del serbatoio e della sella. La sella sempre artigianale, abbiamo voluto fare una sella un po' più confortevole perché per far sì che la moto si trasformasse da una moto uscita enduro a una moto da viaggio. Bella moto da viaggio, sì, insomma magari non da lunghi viaggi, però il weekend sicuro da passeggiata. Fai comodo, ma anche una settimana te la puoi fare fuori perché è la chicca, la diciamo adesso, ci sono alloggiate queste bellissime borse che pensate le ha disegnate proprio Peppe. E poi ovviamente siccome noi a Napoli in provincia abbiamo una tradizione di artigiani che lavorano la pelle veramente in maniera suprema, sì, questa è queste borse vabbè, come potete vedere nel video sono a sgancio rapido, quindi si sganciano proprio in un secondo. Le ho disegnate io e le ha realizzate l'artigiano Mencuoio, che voglio citare perché veramente mi ha stupito, perché veramente mi ha fatto queste borse rifinite nei minimi particolari. Eppure queste qui le troverete sul nostro sito sia di cuoio marrone che nero. Ci sarà specifico per vari modelli di moto, già con i telaietti sì, come vedete, specifici ci sono per moto. I telaietti appunto specifici anche per questa XT X per alloggiare appunto le borse. E abbiamo vabbè, fanaleria, motore design custom, questo ormai è un must della tua collezione, e poi gli scarichi che sono un altro elemento di punta importante di Giuseppe che realizza interamente a mano. E che è difficile perché questa l'XVX portava gli scarichi sotto la sella. Diciamo noi l'obiettivo era snellire la moto, quindi la prima cosa che è andata via sono i due terminali. Erano due bazooka, si può dire. Siamo riusciti a sfruttare i collettori originali facendo piccole modifiche e gli abbiamo installato questi scarichi, due terminali bassi, in modo da essere pure più comoda per l'alloggio delle borse. E che offrono, da come l'avete potuto insomma, sentire, anche un bellissimo sound sì, bello, potente, corposo, sì. presente, non fastidioso, ma presente. Vabbè, Peppe, io veramente voglio farti ancora una volta i complimenti, sei riuscito a lavorare veramente egregiamente su questo progetto che, come hai detto, non era facile. Devo dire che secondo me il risultato che è venuto fuori ti soddisfa? Moltissimo. Ecco. La cosa bella è che mi sono divertito tantissimo pure a provarle a guidarla questa moto, veramente bella. Adesso però arriva la nota dolente che questa moto andrà via, lontano, al nord. Bergamo. Di solito ogni tanto ci organizzano eventi qui alla Motor Design dove tutti i clienti vengono e quindi tu vedi sì, è sempre un piacere lavorare pure diciamo con altri posti che siano fuori Campania. Certo. Però l'unica cosa la cosa brutta è che poi non si riesce ad avere più la moto per eventi, per fiere, per gare e tutto il resto. Però magari un giorno ci potrà essere una manifestazione al nord, certo. Giorgio sicuramente gli farà molto piacere metterla in esposizione. Ma sicuramente. Va bene, noi lo salutiamo anche Giorgio, lo ringraziamo cioè da parte di Giuseppe lo ringrazio anche io per aver scelto insomma Motor Design per questa elaborazione. Elaborazione che è stata ovviamente realizzata anche in collaborazione con tutto lo staff di Giuseppe e Stefano, con Mimmo innanzitutto, Salvatore, Rosa, Mary e salutiamo anche le bimbe. Saluto Mary, saluto anche le bimbe. Va bene Peppe, io ti saluto, grazie per averci ospitato. Grazie a voi.
Complimenti ancora. Ci vediamo alla prossima. Quando sarà la prossima? Tra un altro anno? La prossima spero tra qualche mese. In realtà abbiamo un paio Se di progetti. Se tutto va bene. Un paio di progetti. Dopo l'estate vedrete un altro paio di special molto interessanti targate Motore 6 in Custom. Ciao Peppe, alla prossima. Ciao. Buonasera a tutti.